là adesso. La casa di tuo figlio e intercedi per me le grazie necessarie perché questa via crucis sia fruttuosa. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati intrecciarono una corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dai oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre del noi Padre, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce Maria, Madre di Misericordia, stai accanto a me sempre, soprattutto nella sofferenza, così come stavi sulla via crucis di tuo figlio. Padre nostro che sei nei cieli, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli anni. Santa Madre de voi Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi Fate. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che facevano cordoglio e lamento su di lui. Ma volgendosi ad esse, Gesù disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse piangete. Signore misericordioso, ti ringrazio per il santo battesimo e la grazia della fede. Di nuovo grido: Signore, credo in te, rafforza la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, sempre. Santa Madre, che le piaghe del Signore. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce dentro il volto. Maltrattato, si è umiliato. Non ha aperto la bocca come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Non ha aperto la bocca. Pronto. Come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Santa Madre de voi Fate, che le piaghe del Signore sia in noi queste nel mio cuore. Decima stazione. Gesù spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre de voi Fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce passanti lo insultavano, scrollando la testa e dicendo: tu che distruggi il Tempio in tre giorni e lo riedifichi, salva te stesso, se sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce. Similmente anche i sommi sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, se ne facevano beffe, ha confidato in Dio, lo liberi Dio adesso, se gli vuole bene. O amore purissimo, regna totalmente nel mio cuore e fammi amare ciò che supera la misura umana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. Mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. E Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, spirò.
Gesù mio Salvatore, nascondimi dal profondo del tuo cuore, perché rafforzato dalla tua grazia possa rendermi simile a te nell'amore della croce e possa partecipare alla tua gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi non ci ricordiamo i nostri debiti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il centurione glorificò Dio dicendo: realmente questo uomo era giusto. E tutte le folle accorse a quello spettacolo, alla vista di ciò che era accaduto, se ne ritornarono battendosi il petto. Tutti i conoscenti di Gesù stavano a distanza. Gesù misericordioso, moltiplica in me ogni giorno la fiducia della tua misericordia, perché sempre ovunque io mia testimonianza della tua sconfinata bontà e amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. C'era un giardino, e nel giardino c'era un sepolcro nuovo, nel quale nessuno ancora era stato deposto. Là, dunque, deposero Gesù, a causa della parasceve dei giudei, poiché il sepolcro era vicino. Fa, o Signore misericordioso, che nessuna delle anime che mi ha affidato perisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Venne Maria Maddalena con l'altra Maria a far visita al sepolcro. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si mise a sedere su di essa. Dite ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. O Gesù, mio Maestro e Signore, fa che io creda e contempli, accompagnato dalla tua infinita misericordia, il mistero della tua risurrezione, testimoniando la tua risurrezione a tutti coloro che tu, con il tuo infinito amore, metterai dinanzi al mio cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
secoli dei secoli. Amen. Ti saluto, o croce santa, ti guardo. Dolce cuore di Maria, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Luogo di preghiera sono state apportate delle modifiche, non per volontà del veggente, ma della curia stessa. Il 17 gennaio 2002 il veggente è stato convocato a Torino da un'autorità ecclesiastica insieme a due testimoni per raccontare la straordinaria vicenda dell'incontro con la Madonna e la propria conversione. Durante il colloquio tra il veggente e il onde evitare proselitismo di tipo fanatico, che di solito si verifica in caso di falsi veggenti. Questa è una prova di ubbidienza e fedeltà alla Chiesa, che serve a fortificare l'umiltà nel veggente e nei fedeli. Nessuno però ha impedito la preghiera. Voce di Gesù Cristo. Lei ci sosterrà nei momenti più difficili, prendendoci per mano. Avete tutti capito bene ciò che è stato detto adesso? Sì. Siete sicuri? Non è che poi andate via di qui e non vi ricordate più quello che vi è stato detto? Così ma almeno lo sapete poi anche per le prossime volte che verrete. Prepariamo il canto numero 2. Tu sei.